back in ETV. Stamattina qui si balla sul balcone di Schio perché direttamente dal Brasile ci sono i Faoji Gende. Toda vez que eu te vejo, me dá desejo de te abraçar. Teu jeito nego andando fascina, pelo terreiro vou te namorar. Teu jeito nego andando fascina, pelo terreiro vou te namorar. Ah, menina mais linda, vestida de chita que eu vi na festa. Mesmo a outra vestida de grife, não há mais bonita que esta. Mesmo a outra vestida de grife, não há mais bonita que esta. Vem amor, faz isso comigo não. Vem amor, que eu te dou meu coração. Vem amor, faz isso comigo não. Vem amor, que eu te dou meu coração. É alegria, é energia, é coisa boa. E toda vez que eu te vejo, me dá desejo de te abraçar. Teu jeito mego andando fascina, pelo terreiro vou te namorar. Teu jeito mego andando fascina, pelo terreiro vou te namorar. Ah, menina mais linda, vestida de grife que eu vi na festa. Mesmo a outra vestida de grife, não há mais bonita que essa. Mesmo a outra vestida de grife, não há mais bonita que essa. Vem amor, faz isso comigo não. Vem amor, que eu te dou meu coração. Vem amor, faz isso comigo não. Vem amor, que eu te dou meu coração. Eita, rosa em pé de serra, shot machucador, menina mais linda. Você ouvir dançar, curtir e se apaixonar, hein? Roda o Dendê! Abbiamo ballato, abbiamo provato l'allegria che è vostra tipica dei brasiliani. Allora, presentiamo il gruppo? Sì, noi siamo Faoji Gende, arriviamo da Milano. Io, Jair, più conosciuto come Chinello, Leomar Bonfim, Leo e Mirko Maestro. Il nostro progetto nasce nel 2009 e l'intento era questo di portare la nostra allegria dal nord-est del Brasile. Il forró è un genere tipico del nord-est, un ballo popolare. Il forró che facciamo noi è quello tradizionale, la formazione classica è questa che voi vedete, casabumba, no? tamburo, triangolo e o accordion, la fisarmonica, sanfona, come la chiamiamo noi. Ci sono delle curiosità in merito al vostro nome, che è anche molto difficile da pronunciare, ma insomma dai, sto imparando. Cosa significa Faoji Gende? Faoji Gende è il forró, prende il genere musicale. Dendê è la palma in Brasile dove si estraggono l'olio di Dendê che serve per la culinaria lì a baiana e vuol dire sinonimo di energia, come si dice axé, allegria, quindi tutta vorrebbe dire sprigionare la propria energia. Quindi non potevate avere nome più bello, insomma. No, questo nome è una curiosità perché chi ci ha... Il ragazzo che ha fondato il gruppo, che poi è tornato in Brasile, arriva proprio da Bahia, no? Wow.
che inizialmente era Tai Santiago, Tullio Azevedo, che era un altro ragazzo, entrambi sono tornati in Brasile, e io ho portato avanti il progetto della musicale, poi ho chiamato lui che viene da me, da Fortaleza come me, e Leo. Poi c'era Davide Baldi, che ad oggi non c'è più, ha seguito un'altra strada, altri progetti. Poi dopo ho chiamato Mirko, maestro. Mirko, che così, insomma, che ha dato il suo tocco. Esatto, ha dato il suo tributo. E niente, siamo molto contenti anche delle opportunità che stando ultimamente vengono fuori così per darci appunto la possibilità di far vedere, di far conoscere questo genere che è molto bello e merita di essere conosciuto. Assolutamente, è un genere allegro, un genere che si può ballare, insomma è il genere perfetto per far festa. Voi avete sicuramente 3.000 pagine Facebook, così sì. Mi hanno detto. No, c'è la pagina Forró do Dendê, okay. C'è un sito anche che è forromilano.com dove potrete trovare foto, video, eventi, è tutta l'agenda. E vorrei tornare un attimino indietro nella canzone che abbiamo fatto. Va bene, dai, proprio ti concedo quei 5 secondi, devi essere sintetico come un brasiliano sa fare. No, immagino. Abbiamo fatto uno dei tanti ritmi del foro, racchiude tantissimi ritmi, no? Questo che abbiamo fatto è Xochi, è la nostra Xochi. Musica inedita. Parla insomma di un po' avete capito di storie d'amore, insomma. Ma è sempre amore, amore, sempre viva l'amore. Vero, regalo le donne, che è la menina mais linda, quindi la ragazza più bella della... Bellissimo. Allora c'è amore, c'è musica, c'è sole, c'è energia, c'è allegria, che cosa volete? Continuate a seguirci su Facebook, Instagram, questa volta l'ho detto bene, e Twitter. Ecco, Balcony TV vi saluta, alla prossima, ciao! Ciao! Ciao. No.